Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo vlog. Sto registrando la sera prima della partenza perché sicuramente domani alle 5 del mattino non riuscirò a spiccicare parola. Quindi, in previsione, mi sono detta: vabbè, registro prima di partire l'introduzione. Intanto io mi presento, ciao a tutti, io sono Sara Elliott e questo è un canale culturale. Di solito parlo di libri e un po' di opera lirica. Se vuoi conoscermi meglio, ti lascio qui su tutti i miei video più montati e più elaborati. Che sta succedendo? Domani mattina parto per Milano, non vi dico con chi, anche se probabilmente avrò messo la mia compagna d'avventure sulla copertina. Però, lo scoprirete, se no ho fatto qualcosa di criptico, ma non credo proprio perché la conoscete bene, la mia amica, e l'avrò messa sicuramente in copertina. Ci vediamo domani mattina. Però domani torni, vero? Sì, torno. Il mio amore mi tiene compagnia al freddo. Porca valetta. Io non vi ho ancora detto con chi sono partita, cioè io sono partita da sola, ma a Milano ci siamo ritrovate. Anche io sono partita da sola 12 ore prima. Mamma mia, che coraggio mi fa. No, ma andiamo in pullman tutta la notte. Sì, Ari, No, io no. io adoro viaggiare in pullman, anche in treno mi piace. Io preferisco il treno. Cioè, io vi dico solo che Flixbus ha messo i notturni Roma-Monaco a 12 ore, tipo 30 euro. Quindi andrò a 12. vedere il castello di Neuschwanstein finalmente. Realizzo un mio sogno. Che figo, che figo. E ora ci giriamo a Milano, così. Esatto, comunque volevo dirti che ho cioè un super potere, saper dormire ovunque e non soffrire il mal d'auto, regà. Cioè, top, Mi rendo conto. top, beata a te. Però infatti, che culo. Va bene, passeggiamo, andiamo in albergo e poi faremo tutti i nostri giretti di shopping. Chieta non resiste, no. Vuole, desidera, brama, pretende. Siamo le ragazze di Porta Venezia. Siamo da Tenoa, giusto se pronuncia così? Tenoa. E stiamo andando a vedere. Lo dico io, mi sono cassata i capelli nell'orecchio. Aia. Stiamo andando a vedere gli spiriti del Giappone perché siamo venute in realtà per fare cose culturali, non solo per fare shopping di libri. Giusto? Ho comprato uno solo, io sono stata io bravissima. No, io so fare tanti. Comunque, adesso andiamo a fare un po' di clippine. Abbiamo mangiato in un posto di... come si chiama? Approved,
salad. Salad qualcosa, ve lo scriverò qui. Burrito vegano top. Burrito box. Vegano molto molto buono, si potevano scegliere varie cose, è come una poke però con il burrito, fighissimo. Quindi consigliato vicino al Duomo e non costava neanche tanto, quindi dai, caffettino e ora siamo ai Navigli, qua avete visto. Stiamo mandando questa foto a Drake, qua, qua guarda, separate la nascita, io il cartellone. Uguale, hai posato tu per fare il disegno. Magari. E ora andiamo a vedere gli spiriti. Dopo che ci siamo visti una mostra bellissima, che è questa qua dei fantasmi e spiriti, che abbiamo presentato prima nell'altro pezzo dei vlog, ho incontrato Giulia! Ciao! Del gruppo di lettura, di cui vi faccio una capoccia tanto ogni volta alle ragazze del gruppo di lettura, quindi con Ari. Ari. Buonasera, io buonasera. Non faccio parte del gruppo di lettura, ma sono di compagno ugualmente, prometto. E ci prendiamo un teuccio o qualcosa qui che adesso special ci studiamo. Cocktail. Tesoro, se poi mi vuoi riportare in braccio, io lo so che prendo un c'è la metro, pesi poco. Abbiamo il balloon. Mi porto io in braccio, io non posso dire. Il codice. Ah, ma neanche io. Non è che no, cioè comincio a ridere, poi piango, poi svengo. Bene, fantastico, è un grande piano. Comunque, se riusciamo a sopravvivere, ci vediamo più tardi. Allora, in tutto ciò abbiamo salutato Giulia, io ho comprato tantissimi libri, proprio tanti, però tanti che ho anche già letto. Ora stiamo andando al Balloon Museum e vediamo un po' se vale la pena, poi vi faremo sapere. Quello di spiriti fighissimo, proprio bello, sono contenta. Oggi la giornata è andata tutta tranquilla. Sì, lo so che non si dice, però è finito con questo, è l'ultima cosa che dobbiamo vedere, quindi... Ti vengo a salvare! Come veramente finita! È finita! Un mare di plastica! Che praticamente il nostro male. Oddio, sto affogando! Basinga! Basinga, ma non mi muovo! Quazzo, rialziamo più, io non so come rialzarmi, eh! È grave, eh! Sono sabbie mobili, raga! Assurdo! Però quanto è figo anche il soffitto! Una riata che prova a divincolarsi! L'ho fatta! Aiava! Ha toccato il fondo! Anche io prima! Una ginocchiata proprio al... Anche io! Fortuna che basta però, perché se no... Se no eravamo morti e poi...
Siamo qua, stiamo tornando. Abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato tanto buono e però siamo distrutte. Abbiamo camminato proprio troppo. Adesso sono tenendo strette le chiappe io. Perché? Chiappe strette. Un pantalone in meno. Cioè, sono tolte leggings, la tuta dei leggings. Io sento i leggings che stanno scendendo e mi stanno tirando sempre più giù. Sempre più giù. Voglio arrivare. Voglio svestire. Chiappe strette. E vogliamo vedere Sanremo. Abbiamo iniziato. Se siamo appena persi Eros che se... mi ha capito che doveva fare. Vabbè. Ci sono arrivati gli spoiler. Ma recuperiamo tutto. Sara, Ari, perché non ci mostrate l'albergo? Mamma mia. Va bene lo stesso. Tanto dobbiamo solo dormire. La colazione, vabbè, era a me. Però pensavamo molto peggio. E ho pure chiamato per dire, sono vegana, se avete qualche opzione. Loro no. Io ho detto, scusi, ma non avete neanche una marmellata e un po' di pane? Ora stiamo andando a Monza. Andiamo a vedere la mostra stregherie. E cerchiamo anche un locker perché abbiamo tutta roba che pesa tanto. Visto che è inverno, abbiamo portato 200 strati. E in effetti sono serviti tutti. Perché in quello schifo di albergo non c'erano neanche le coperte. Quindi abbiamo dormito vestite. Comunque, andiamo in stazione. Ieri era andato tutto sempre liscio, troppo preciso. Oggi abbiamo fatto... Prima cercavamo il locker e era chiuso. Poi siamo andati dentro la stazione e il locker l'abbiamo trovato. Poi non riuscivamo a prendere il biglietto per Monza. Ma io non stavo a trovare il telefono, non eccolo qua. Io? Infarto. Ok, io mi stavo addobbando sulle scale mobili. Comunque l'abbiamo preso. Per informazione vale come il biglietto, che ne so, dell'ATAC da noi. Cioè non è quello di... dei mezzi di Milano, però quello di Trenord è indifferente, si paga a corsa. Andiamo a vedere quanto c'è il treno. L'abbiamo preso in biglietteria con un essere umano, è stato molto più bello. Abbiamo preso il treno correndo, per un soffio tra l'altro. C'è giusto il tempo di timbrare e correre dentro. Questo è il treno mio preso quando al festival di Locarno. Che bello! Bello sto. Questo vlog col fiatone non fa molto che correre. Comunque io pensavo abbiamo fatto un video fuori dalla stazione dopo quando torniamo. No, è passato il fumo, avevo dovuto correre come matto. Dove si corre come matto anche a sto punto. Anche se non siamo a Roma, però corriamo uguale. E informazione, giornata di Roma, se venite da Milano e avete questo biglietto qua di Trenord, vale anche per arrivare e prendere i mezzi. Sempre entro i 160 minuti, ha detto la signorina Gesù, va bene. E mi sono scordata di, siamo sul lo Z221 che in teoria ci dovrebbe portare proprio davanti alla Reggia. Me la ricordavo così bella, mi sa che io non ero venuta davanti alla Reggia perché dovevo andare all'autodromo, quindi siamo passati da dietro, abbiamo fatto anche una bella scarpinata. Comunque, ora facciamo tutte le fotine e andiamo al museo. La strega delle varie epoche, dell'antichità, nel tempo in cui dai testi greci, latini e Bibbia la figura della strega è stata puntualizzata, passando poi al tempo del Rinascimento, quando la strega è stata messa a fuoco così come noi la conosciamo oggi. Il nemico pubblico numero uno, la figura che osserva tutte le porte, che la Riforma protestante e la Controriforma cattolica hanno visto come il nemico pubblico numero uno. Naturalmente la mostra non vuole parlare di torture, c'è l'episodio che è grave della caccia alle streghe, termine che rimane in ogni lingua del mondo, ma interessa più raccontare la vocazione della strega, come la persona si sente diversa dagli altri e va verso il proprio gruppo, la propria tribù, nella dura del frutto del bosco, dove si dà un caso importante, nel sale, è il momento in cui si scatena con forza. La strega ha i suoi poteri, la strega può avere una diversa visione del mondo. La strega è figura dell'immaginazione al potere. Così le femministe l'hanno raccontata negli anni 70, quando dicevano tremate, le streghe sono buie. Siamo in una stanza buia, in realtà non è così buia come vede il telefono, non so se il soffitto si vede, ok, è tutto rosso. E qui c'è una cosa che sta per partire,
ecco che lo vedete un pochino. E vediamo un poco. Dopo aver subito numerose sevizie, molto probabilmente non vedeva l'ora di morire. Preferendo il rogo a nuove torture, si decise di dire agli inquisitori quello che loro volevano sentire. Ma così non fu. Il Sant'Uffizio le lasciò la possibilità di fare aviura, di rinunciare al diavolo e alle sue tentazioni e di promettersi a Dio per il resto della sua vita, non prima di aver scontato penitenze pubbliche. Ursolina accettò, forse salvando così anche la figlia. La matta tapina o mata capina era una donna di grande altezza, dai tratti bruschi, che abitava quelle dimore oscure, a cui i cittadini di Monza si rivolgevano per aiuto in caso di malanni e che sembrava dotata del talento per la profezia. Di lei si diceva che potesse essere terribile o benefica. Allora, come potrete immaginare, mi sono persa Arianna, cioè è rimasta dentro, io sto fuori ad aspettarla. Ho avuto il mio segnalibro, che io adoro, vedete, i segnalibri in generale dai viaggi. Ci vediamo fuori quando andiamo a mangiare qualche boccone, perché se ne sono fatte le 2:30. Stiamo andando in cerca di cibo, perché non abbiamo pranzato e sono 3:30. Ah, fame! Famissima! Siamo in stazione a Monza e stiamo aspettando il treno, che prenderemo quello più tardi perché ci porta direttamente a Centrale in pochissimi minuti, mentre la signorina al desk ha detto: ma se prendete 16:47 arriva, e poi a Lambrate prendete la metro, che l'applicazione dice ci vogliono 37 minuti, così arriveremo proprio filo filo, e dobbiamo andare a Locker a prendere i bagagli. Io voglio pure cambiare il biglietto perché voglio tornare prima se ci riesco. Quindi dita incrociate per Arianna, tanta energia positiva, poi vi farò sapere che succede se non prendiamo lo stesso treno. Sotto Italia vedete correre a me, a destra e a sinistra. Colpo di scena! Ce l'ho fatta! Dai! Eppure la carrozza è casa mia! Vivo sul filo del rasoio! Non so come fai, però io avevo già rinunciato. Va bene, andiamo al treno, stiamo per salire. Ragazzi, la stanchezza ha vinto sul vloggare, sono adesso a casa, sono le 10, il treno ha fatto 1 ora di ritardo, che stanchezza, però vabbè, vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, è tornato Dani, mi è venuto a prendere con una rosa in stazione. E vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e magari nei commenti, se siete stati a Milano, vi piacciono queste mostre, volete andarci anche voi, fatemi sapere giù nei commenti. Ora io mi vado a fare una doccia assoluta e lunghissima e bevo anche 2 litri d'acqua perché non sono riuscita a bere niente visto che non avevo soldi per comprare una bottiglietta d'acqua. E vai. Grazie Italo per fare le macchinette senza la carta di credito. Complimenti. Bene, ora non mi rimane che augurarvi. In generale, buon viaggio!